Ciao, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter. Ragazzi, aspettavo di girare questo video da mesi e mesi. Finalmente qui, finalmente a casa mia, dopo mille mila peripezie che magari adesso vi andrò ad accennare, il castello di Hogwarts Lego è finalmente arrivato. Eccomi qui, io non mi vedo praticamente più. Eccomi, ragazzi, si tratta di un pacco davvero enorme. Ma prima di cominciare con l'unboxing di questo pacco, devo ringraziare in primis i ragazzi di Mini Big Board Collectibles che hanno permesso l'acquisto di questo prodotto, che io non finirò mai di ringraziare. Era possibile acquistare il castello in comode rate direttamente sul loro sito, senza busta paga, senza nessun problema. Semplicemente ogni mese venivano presi dei soldi dalla vostra carta. E finito di pagare il castello, veniva spedito. È ancora possibile acquistarlo, quindi nel caso trovate tutti i loro recapiti sotto in info box, Facebook, Instagram, tutti ragazzi, il loro sito internet sono super mega disponibili e sono stati di grandissimo aiuto durante questo acquisto, soprattutto perché sono stato molto sfortunato, ammetto questa cosa, ma lo sono sempre di solito. E vi spiego anche in cosa ha consistito questa mia sfortuna, perché ragazzi, mi è stato mandato questo pacco, ho ricevuto il codice di tracciabilità da Mini Big Board Collectibles e una volta arrivato a Catania mi doveva arrivare questo benedetto pacco. Fortuna ha voluto, o sfortuna ha voluto, che l'azienda che si occupava delle consegne ha chiuso. Hanno dichiarato fallimento e quindi il mio pacco è rimasto bloccato in una sorta di limbo dentro i magazzini di questo corriere. Sono passate quasi 2 settimane, ma finalmente il pacco è qui tra le mie mani. Sono riuscito a recuperarlo. I ragazzi di Mini Big World Collectibles sono stati di grandissimo supporto. Mi hanno telefonato per spiegarmi la situazione. Non mi hanno mai lasciato da solo in tutto questo. Quindi ottima prova di professionalità da parte loro. Ragazzi, detto questo, devo ringraziare anche un mio amico che si chiama Rosario, che ha contribuito al recupero di questo pacco, e anche mia mamma, perché è andata in spedizione con la macchina nei meandri della mia città per andarlo a recuperare fisicamente. Quindi, grazie a tutto il team che ha collaborato affinché io potessi avere qui tra le mie mani oggi questo scatolone. Ma detto questo, ragazzi, finalmente procediamo all'unboxing che aspetto di fare praticamente da 6 mesi. Quindi, bisturi alla mano, andiamo a tagliare la parte superiore del pacco. Ok, spero di non rovinare la scatola interna del Lego. Ok, ci siamo, ragazzi, mancano gli ultimi due tagli. Ecco qui, ci siamo. Andiamo ad aprire le alette. Ed eccolo qui, ragazzi, finalmente non ci posso quasi credere. Io spero di tirarlo fuori senza distruggere tutto. E vediamo un po', ragazzi, pesa tantissimo, circa 10 kg. Pesa un sacco ed eccolo qui. Ok, ci siamo. Tiriamo via questa scatola. Ed eccolo qui nel verso giusto, ragazzi. Guardate quanto è enorme questa scatola. Pesa tantissimo, davvero, non avete idea. Quindi è pieno pieno di pezzi fino all'orlo. Sono oltre 6.000 pezzi. È uno dei pacchi più grandi mai prodotti da Lego, uno dei set più grossi. Si tratta del set numero 71043. E ragazzi, abbiamo il castello di Hogwarts in microscala. Ci sono inclusi oltre 20 personaggi, il platano picchiatore, la capanna di Hagrid, le mini barchette che accompagnano gli studenti del primo anno ad Hogwarts, e poi abbiamo i mini dissennatori, una mini Ford Anglia e ragazzi, poi invece le quattro figure dei fondatori di Hogwarts in classica scala Lego e quindi non in microscala, che a me sinceramente non fanno impazzire, però sono inclusi, ma non credo neanche che li metterò esposti vicino al castello una volta finito. Abbiamo anche l'ungaro spinato qui aggrappato alla cima della torre più alta di Hogwarts e naturalmente, ragazzi, per chi non se ne fosse accorto, non è il castello per intero, perché manca la parte delle serre, manca la parte che sta dietro questa zona qui.
con le altre due torri, se non sbaglio la torre di astronomia. E ragazzi, questa zona qui, secondo me, arriverà più avanti con un altro set. Ed è, secondo me, anche questo il motivo per la quale questo non costa così tanto. Sono 400 euro di set Lego, ma se pensiamo alla Morte Nera o al Millennium Falcon, che ne hanno, se non sbaglio, circa 7.000, ma costano qualcosa come 800 euro. Quindi, secondo me, in questo caso abbiamo pagato 400 euro perché non è ancora del tutto completo, anche se siamo a circa il 60-70% dell'intero castello, e già solamente questa parte comunque fa la sua gran bella porca figura esposta nella nostra collezione. Ma la cosa che mi è più piaciuta di questo set Lego è che nella parte opposta, sul retro del castello, troviamo dei piccoli diorami, passatemi il termine, dove all'interno andiamo a trovare ad esempio la camera dei segreti o l'ufficio di Silente, l'ufficio dell'Umbridge, e girando la scatola possiamo andare un po' a sbirciare tutto questo. Abbiamo le scale che cambiano, che possono essere mosse all'interno della struttura, abbiamo il bagno di Mirtilla Malcontenta, come vi dicevo qui abbiamo l'ufficio di Silente, l'ufficio dell'Umbridge, l'aula di incantesimi, la camera dei segreti, la camera con la scacchiera con i pezzi giganti della pietra filosofale. Poi abbiamo anche la stanza delle necessità, la sala comune. Abbiamo davvero diverse cose. Qui in basso la camera dei segreti, come vi dicevo, è davvero molto molto dettagliata. Ci sono tanti adesivi da attaccare all'interno. Questa cosa non mi fa impazzire, ma capisco che non era possibile stamparli tutti, anche se magari in questo caso sarebbe stato un dettaglio un po' più carino. Quindi bisognerà stare molto molto attenti. Ma ragazzi, io conto di farvi poi una recensione più dettagliata del castello una volta montato, così da farvi vedere nel dettaglio anche le varie stanze che sono state riprodotte. E adesso andiamo ad aprire assieme i sigilli, tiriamo fuori i pezzi e commentiamo un po' il contenuto e poi ci saluteremo. Io direi di andare a tagliare prima questo in alto. Ragazzi, molti mi hanno consigliato di non aprirlo, di non tagliare i sigilli perché perderebbe di valore. Ma chi se ne frega, io l'ho comprato per me per montarlo e quindi andiamo di taglierino. Andiamo di bisturi. 1, 2 e 3. Ok, è fatta, ragazzi. Abbiamo ufficialmente aperto il nostro set. Io temo per la mia incolumità, non vorrei essere sepolto dai pezzi di Lego, quindi lo andiamo ad inclinare, ragazzi. Pesa tantissimo, lo ribadisco ancora una volta, ma davvero tantissimo. Ed eccolo qui, è ragazzi pieno di queste buste numerate. Ne abbiamo una, due, va bene, mi sono scocciato a contare. Tiriamole tutte fuori. Ok, sono presenti una miriade di buste numerate, così da poter seguire l'ordine esatto nella costruzione e seguendo anche i vari manuali. E poi è presente anche questa scatola con altri pezzi, come se questi non fossero già sufficienti. Quindi andiamo a tagliare gli altri sigilli e andiamo subito, subito, subito a estrarre il contenuto. Vediamo cosa c'è all'interno. Ok, ci sono tantissime altre buste. Io temo sinceramente che vada tutto a terra. Ok, mettiamo magari qui sopra. E poi all'interno ecco che abbiamo questi pacchi con tutti i vari adesivi da attaccare nel castello e poi ben quattro volumi, quattro libri con le istruzioni per il montaggio. Ragazzi, è davvero un pacco enorme, un pacco gigantesco, pieno, pieno, pieno di cose. Ecco qui il primo volume con tutte le istruzioni passo passo per montare il castello. Io credo che ci perderò tantissimo tempo, visto che lavorando non sono mai a casa, e potrò dedicare qualche ora al montaggio durante il fine settimana. Comunque, ragazzi, qui dentro è ancora pieno di altri pezzi, di altre buste. E quindi, ragazzi, io sono felice come un bambino il giorno di Natale.
Davvero, non vedevo l'ora di averlo tra le mani, mi ha fatto un po' penare, ho temuto a un certo punto di non riceverlo, ma finalmente eccolo qui. Ringrazio ancora tantissimo i ragazzi di Mini Big Bold Collectibles per tutto il supporto, il sostegno. Ragazzi, acquistate da loro perché oltre ai Funko Pop hanno davvero tantissimi, tantissimi altri prodotti. E potete anche utilizzare il codice sconto Serie 5 per avere 5 € di sconto su una spesa minima di 30 € se non ricordo male, ma troverete tutti i dettagli sotto in info box. Bene, detto questo, io adesso vado a rimettere tutta questa roba dentro la scatola. Sono davvero super super felice e ragazzi, io spero di mostrarvi il castello nel più breve tempo possibile. Naturalmente seguitemi su Instagram perché lì vi mostrerò i vari progressi, magari nelle stories e con qualche post su appunto Instagram, dove altrimenti. Bene, detto questo, chiudo il becco e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!